condividere il mio schermo e includo l'audio del computer e partiamo. Scusate. Allora, ecco, arrivo subito, chiedo scusa. Ecco, partiamo con. La stava in Sassonia da Dredul Macel, la nava saltando compagn di Nusel, la gheva la buca da tira basi, ma lì la diseva poti sigalin. E tu con mia e la sosta ti infetti riscia, e mi somia con qualcosa che mi sguizza fino a ios. E tu con mia e la sosta ti infettita riscia, e mi somia con qualcosa che mi sguizza fino a ios. La nava la sira dal Pinto a Balà, la stava in distanza partita la strada, e se la pregavi teniema svisi, me sciolla vi diceva poti sigalin. Ma farmia trovisin, e giuchiman, e fatilla, e podimia supportà, avei ben olì. Ok, allora adesso interrompo un attimo la musica che spero vi sia piaciuta e per adesso arrivo subito, scusatemi, c'è della gente in sala d'attesa e volevo ammettere i partecipanti. No. Allora, ecco qua. Adesso partiamo con la condivisione di nuovo, scusate. Ecco qui. Questa che vedete, mi sentite bene? Spero di sì. Allora, Sì, questa. Ok, sì. perfetto. Sì, ci Questa. sentiamo bene. Perfetto. No, no, perché ho dovuto cambiare l'audio. Allora, questa che vedete è la copertina e Verbania. Vedete anche il mio mouse, giusto? La manina che Sì, gira. sì. Perfetto. Questa è Verbania, questa è Pallanza. Vedete qui sotto le isole Borromeo. Questo è il centro del comune, della città, e questa è la Castagnola. Vi nomino questi posti perché sono luoghi dove vi sto per portare. Allora, mi è piaciuto raccontarvi, dare questo titolo per raccontare il luogo dove sono nato alcuni decenni fa e a cui sono tutt'oggi molto legato, perché sia i laghi che i monti sono veramente un qualcosa di importante anche per la partecipazione, che in questa comunità, nella comunità di Verbanesi, è davvero molto importante. E ha portato, come dice il sottotitolo, Turismo, Imprenditoria e Impegno Comune, e lo scopriremo anche questo, ovviamente, tra pochi minuti. E quello è il logo del comune. Il Verbania è quell'area rossa che vedete all'interno della provincia del VCO, che nasce nel 92 come la provincia di Lecco e tante altre, e contava la città di Verbania
circa 30.000 abitanti a inizio 2020. Vedete, adagiata sul lago e con la parte superiore che si estende nella Val d'Ossola e arriva alla Svizzera. Quindi. Una cosa molto rapida per dirvi che a causa del lago, malgrado le montagne, la temperatura non è mai troppo bassa. La temperatura minima si arriva insomma poco al di sotto degli zeri, dello zero tendenzialmente come valori medi, e la temperatura massima arriva raramente sopra i 30. È una zona però umida e piovosa, come potete vedere dalle precipitazioni, dei giorni di pioggia che tutto l'anno ci sono, insomma, avvengono. Adesso. Allora, molto rapidamente volevo raccontarvi come si è arrivati ad avere Verbania, perché è stato un percorso molto travagliato. Le tracce di abitazioni, di persone che vivevano in quel territorio risalgono veramente alla preistoria. E le prime notizie si hanno sui Leponzi, che furono annessi all'impero romano dall'imperatore Augusto nel primo secolo. Pallanza e Intra furono prima di proprietà dei vescovi di Novara e poi dei conti Pombia, e quindi dalla famiglia Castello, a cui il Barbarossa assegnò la proprietà di Pallanza e di Intra nel 1152. Nel 1218 furono vendute Pallanza e Intra, perché d'altronde cosa conta? Si vendono i territori, le persone senza problema a quell'epoca, però dell'irredentismo c'era già allora, come si vedrà anche dopo, e Pallanza e l'Ossola, quindi la parte superiore della provincia di Verbania, come abbiamo visto nell'immagine precedente, insorge alleandosi con Vercelli. Insomma, sono anni in cui ci si ammazza con molta facilità, questo avviene, guerre, saccheggi, arriva nel 1259 la pace di Novara, nella pace di Pavia, e Novara torna a controllare il territorio. Verso la fine del XVI secolo il Verbano entra nel Ducato di Milano e qui ci sono i Borromeo che danno nome alle isole che abbiamo già visto nella prima immagine e che tra poco vedremo ancora. E nel 1700 poi viene ceduto il territorio ai Savoia e nel 751 viene creata la provincia dell'Alto Novarese. Si inizia a immaginarsi un territorio più omogeneo che comprende il Vergante, la Valle Intrasca, la Val Cannobina, il Cusio, la Val Anzasca, la Val Vigezza, con Pallanza capoluogo. Nel 1864 la provincia viene soppressa e sostituita dai circondari di Pallanza e dell'Ossola e fanno parte della provincia di Novara e rimarrà provincia di Novara fino al 1992. Nel XVIII secolo, quindi il 1007, si inizia ad avere una prima industrializzazione e il fiume San Bernardino, che è uno dei due fiumi che crea i confini di Intra, che è uno dei comuni importanti, sicuramente uno dei due più importanti di Verbania, degli ex comuni. San Bernardino viene utilizzato, dicevo, per attività di sbiancatura di teli provenienti anche dalla Svizzera, dalla Germania, che diventano tanti, quindi diventa un lavoro importante quando si costruisce la strada che dal Sempione scende in pianura arrivando a Verbania. Qui iniziamo con i dati particolari. Allora, nel 1808 viene aperta la prima filatura meccanica dei fratelli Müller. Müller erano svizzeri, come gli Zuster, di cui parliamo a brevissimo, e le tessiture e la filatura, le tintorie assieme alle cartiere sono con i cappellifici una delle prime attività imprenditoriali davvero importanti. In particolare volevo farvi conoscere la panizza.
perché è secondo me una cosa molto particolare che probabilmente non avete visto. Voi vedete adesso, vorrei la conferma che vedete l'immagine di un uomo al telefono disegnata. Io non vedo. Sono Non vedete. storia recente. Siete ancora lì? Ok, perfetto. Allora, adesso. Ecco qua. Perfetto, adesso dovreste vedere l'uomo al telefono disegnato, giusto? Sì, Sì. giusto. Perfetto. Perché è curioso? Perché questa attività che vedete sorge sulla strada di Giffa alla periferia di Verbania, che è la strada che da Verbania va verso la Svizzera, è stato un museo estremamente, una fabbrica estremamente importante. Io non so se per voi è cosa comune, ma quando anni fa ci andai e scoprì che i cappelli di feltro vengono fatti col pelo di coniglio, perché questo è il materiale che li costituisce, mi colpì molto. E nel frequentare questo museo con i miei nipoti, vidi scoprì tantissime cose belle, intanto che questa è una fabbrica che dagli anni, dalla fine dell'Ottocento fino alla fine del Novecento, ha prodotto cappelli che erano in concorrenza con la ben più nota Borsalino. Ed è una cosa molto bella, secondo me, vedere, impiegava un po' come i serifici, le filature nel lecchese. Impiegava manodopera un buon numero di persone. Qui potete vedere queste signore che con la soda pulivano i prodotti, e questi, insomma, tutte le immagini degli stabilimenti che hanno lavorato fino all'inizio degli anni Ottanta e che hanno costituito una nicchia economicamente importante, sebbene negli ultimi anni erano pochi i lavoratori che si impegnati. Ok, adesso vi torno sulle diapositive. Ok, moltissime lavoravano, vi dicevo, nella filatura anche nei nastrifici ed è un'attività che occupava a inizio del XX secolo, quindi un centinaio di anni fa. Adesso vi dicevo sono 32.000 abitanti circa, 30.000 abitanti, scusate, circa Verbania. C'erano 3.500 abitanti quando c'erano 17.000 abitanti, quindi capite che un sesto, un quinto, un sesto degli abitanti, veramente era un'attività fortissima. E da subito, insomma, in quegli anni nascono le società di mutuo soccorso a Inter Pallanza e a Traubaso, che è uno dei comuni che scopriremo a breve, costituisce Verbania. Suna, un altro dei piccoli nuclei abitativi della zona, era importante centro del traffico del legname e degli scalpellini. Non bastano i cappelli, ma abbiamo anche le automobili. Ebbene sì, scusate, c'è sempre questa cosa che non riesco. Ok. Alcune delle prime automobili, soprattutto le prime automobili usate dai reali, dai nobili italiani a inizio Novecento, erano fatte a Verbania, sul Lago Maggiore. Siamo di fronte a uno svizzero, nuovamente, la Svizzera da noi era molto molto vicina, che viene sulle nostre rive e scopre che lì c'era una fabbrica, la Gullier & Croft, l'acquista e inizia a produrre metalmeccanica, soprattutto macchine per la filatura, come si chiamano? Per il legname, le macchine utensili che venivano poi montate a Milano. Allora, qui, scusate. Eccole qua, esatto.
A fine dell'Ottocento Roberto muore e i figli Augusto, Silvio, Corrado, che già erano entrati nella fabbrica, sono appassionati di motori ed ecco qua le automobili che venivano guidate. Erano considerate, come si può leggere in questa pagina dell'archivio iconografico dell'Alto Verbano, erano considerate delle macchine di le Mercedes italiane, e tant'è che appunto reali e persone insomma nobili le utilizzavano e le acquistavano. E questa cosa delle reali e delle persone nobili è una cosa molto importante, perché saranno le persone che tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale frequenteranno maggiormente il territorio, perché nella seconda metà del XIX secolo inizia la costruzione di ville sul promontorio della Castagnola, che adesso l'immagine è sfocata, è sotto dove c'è X1X, cioè il XIX secolo, ed è un luogo bellissimo dove vengono costruiti alcuni dei palazzi, degli alberghi che ancora oggi costituiscono attrazione per il territorio. È una meta di personaggi molto importanti, come ad esempio Boccioni e il suo amico, eccolo qui, scusate, adesso arriva, eccolo qua. Questo è Umberto Boccioni, che sul lago aveva un'amante segreta per finta, perché come lo stiamo leggendo anche noi sui siti internet, Vittoria Colonna, questo lo venivano sull'isolino dell'amore, che è un isolino prospiciente a Pallanza, e in questo posto, questa è Vittoria Colonna, questo invece è Umberto Boccioni, voi vedete, vero? Datemi conferma ogni tanto, perché io non vorrei... Sì. Sì, si vede. Perfetto. E in questa villa si ritrovavano, ospitavano gli amici, e queste erano le cartoline che Umberto Boccioni spediva alla sua amante, insomma, bellissime già allora. Ed è un, insomma, questo invece è Busoni. Benissimo, questo cosa succede? Che Verbania inizia a costruire il suo futuro. Arriviamo subito a una immagine che vi voglio far vedere. Ecco, qui sono Marinetti e Boccioni, sono a Parigi, ma erano frequentatori di questa. Questa è la villa in cui Villa San Remigio, di proprietà di Boccioni, è una casetta, come potete vedere da questo frontale, e questa era Pallanza. Ecco, questo era uno degli alberghi che sono sorti a seguito di questa frequentazione che nasce a metà dell'Ottocento. Questo è il Grand Hotel Pallanza, che oggi esiste ancora come Majestic, ed è, come vedete, affacciati sul lago, un posto veramente molto molto suggestivo. C'è l'ex Albergo Eden, che nasce poco lontano, ed è il luogo dove si narra che venisse Ernest Hemingway. Probabilmente alcuni di voi ricorderanno che Addio alle armi è stato il capitolo finale di Addio alle armi, il protagonista e la sua amante infermiera con cui si era mosso dal Montello dove c'erano le battaglie, e nel libro partono da Stresa. La realtà è che Ernest Hemingway sembra frequentasse l'Albergo Eden che è appunto sul promontorio della Castagnola. E ultima nota storica un po' così, importante, anche se un po' triste purtroppo, è che a Pallanza è nato il generale Cadorna, che
tristemente famoso perché durante la prima guerra mondiale aveva guidato l'esercito italiano per la durante la disfatta di Caporetto. Allora, gli ultimi note, ma qui entriamo davvero nella parte importante prima di andare a fare la parte più turistica e di bellezza, sono quelli che percorriamo, hanno percorso i miei genitori. Mio padre era del 23, mia mamma del 28, e quindi in quegli anni nasce Verbania e loro se la sono fatta tutta questa storia. Allora, Verbania nasce nel 27, quando a Intra sono aggregati i comuni di Avizzano Inferiore, Tovaso, Zoverallo, e a Pallanza sono aggregati i comuni di Suna, Fondotoce e Cavandone. Nel 1929 anche Uncchio viene aggiunto a Intra. Il comune formalmente nasce nel 1939 dalla fusione dei comuni di Intra e di Pallanza. Era un'esigenza legata, come probabilmente tanti ricorderanno, allo slogan in voga nel ventennio, che il duce dà la luce. Il duce dà la luce cosa vuol dire? Vuol dire che Pallanza e Intra avevano l'energia elettrica, sicuramente Zoverallo, Cavandone no, forse Fondotoce e Suna, Avizzano anche assolutamente direi di no, perché siamo in collina lì. E allora cosa si fa? Si unificano e nascono anche altri comuni come ricorderete probabilmente Fertilia o nomi di comune Latina, ma anche nomi di comuni doppi, non so, io non so se Cinisello Balsamo nasca in quel periodo, ma è verosimile di sì. Siamo nel ventennio arriva la seconda guerra mondiale e a Verbania è molto importante la lotta partigiana è ancora oggi un momento determinante e molto comunque una caratteristica molto importante per quello che è il territorio. Adesso vi chiedo di pazientare ancora un secondo perché ci spostiamo qui e andiamo a sentire questo. Perché adesso vedrete, compariranno delle immagini e di queste persone qualche accenno arriverà a breve. Sentite la musica, vero? Bassa, io non sento più. Adesso non si sente più. Ah, allora aspettate. Ok, adesso sì, arrivo. Ecco qua. Adesso dovresti sentire tutto. Ok, sì. Si sente. Noi si attaccherà, lassù il posto di blocco non è postati qua, aspettando l'ordine che arriverà, e la calata al piano ci sarà, in questa primavera che succederà, se aria di vittoria forse finirà. Dannata guerra e l'atrocità, rinasce la speranza, l'ansia sale già. 4 del mattino, Arca e la Battisti scendono alle vigne per l'assalto al primo ponte, mentre Muneghina con la sua val grande già travolge e prende in un baleno la rimessa. Cocchi e Saffaglio con grande coraggio son determinanti per avere il sopravvento, cedono i fascisti, lasciano le armi, già sono consapevoli di cosa sta accadendo. Intra 21 aprile noi si avanza già per la liberazione della città. All'improvviso ci accorgiamo che... Allora, adesso vi tolgo un attimo questa canzone che spero vi sia piaciuta per tornare
Condivido le diapositive. Ok, è antica o moderna la canzone? Cioè risale ai tempi? È una canzone che risale a quel tempo no, questa oppure è una no? delle ragioni per cui ve l'ho fatta sentire. Ah, allora, ecco. Isabella, giusto? Dalla voce mi sembra sia tu. Allora, questa canzone è stata fatta nel 2019 ed è uno di queste di questi segni che tutt'oggi la lotta partigiana è una lotta che ha lasciato dei segni, anche perché io vi parlavo dei miei genitori che molto avanti nell'età adesso non ci sono più, ma ci sono ancora testimoni che continuano a narrare quello che è accaduto. E poi un'altra delle ragioni per cui vi ho fatto vedere quella canzone, che è quindi una canzone scritta nel 2019 da un gruppo che esiste assolutamente ancora, avete visto delle immagini, avete visto l'arca, avete visto diversi uomini, soldati, intanto molti, tutti ragazzi, ma anche delle donne. E l'ultima su cui ho interrotto la binda è, avete visto un cappotto con un collo di pelliccia che tutto aveva tranne che l'idea dava di essere... Ma rimanda la foto. Rimando la foto, sì. Adesso vediamo di farlo. Eccolo qua. Allora, vediamo. Ok, allora, vediamo se ci riesco. Oh, mamma mia, cosa sta succedendo? Qui. Ok, condividi. Dovrebbe essere... Eccolo qua. Vedete Teresa Binda? E ha questa donna che tutto ha tranne che il viso di una combattente. Perché era importante... Allora, mentre qui vediamo... La Volante Cucciolo, che è un gruppo partigiano che operava in montagna, in Val Grande e in Val Cannobina, e la Teresa Binda è una donna che ha tutto tranne che l'aspetto di una combattente. La cosa che mi piaceva, la ragione per cui mi piaceva farvela vedere è che ecco qua, adesso torniamo. Vedete cosa vedete adesso? Ah, vediamo Flavio. Vedete me? Oh, mamma mia, ecco no, adesso vedete anche qualcos'altro di meglio. Eccolo qua. Perché la lotta partigiana a Verbania ha comportato veramente tantissime persone occupate, tantissime di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, dai ragazzini che facevano le staffette agli uomini più avanti e le famiglie che nascondevano le persone nel giardino oppure andavano a avvisare. E questo è stato proprio un movimento, la Repubblica dell'Ossola, che ha portato 40, anche 40 giorni di libertà. C'è un film dove si parla proprio del fatto che dal 10 settembre al 23 ottobre del 44 a Verbania il fascismo è stato sconfitto. Poi sono arrivati i nazisti e hanno creato e hanno ripreso il potere. Un'altra scusate. Un'altra delle cose, dei fatti molto importanti che lasciano il segno anche oggi è ciò che accadde nel 43. Allora, adesso scusate, faccio un ultimo stop e vi condivido nuovamente un'altra cosa perché ritengo che questa sia l'ultima, probabilmente. Ecco qui, vedete l'associazione Casa della Resistenza, giusto? Sì, perfetto. Ci penso. Allora, l'eccidio di Fondotocio avviene nel 44, il 20 giugno, ed è parte
ed è una di questi avvenimenti che tutt'oggi segnano, sono riconoscibili nella città. Da quattro tedeschi che sono stati uccisi vengono presi 46 persone e messe in fila e camminano per circa una decina di chilometri per arrivare a Fondo Toce. Partono da un luogo che si chiama Villa Caramora e che oggi ed era un luogo di tortura dove al di fuori di questo posto arrivavano, si sentivano le urla. Mia madre e mio padre mi raccontavano che non passavano da lì vicino perché era terribile. Beh, adesso in quel luogo c'è stato costruito un poliambulatorio, quindi da un luogo dove il male si infliggeva a un luogo dove il male viene curato. Perché è importante questo evento? Beh, perché muoiono nella realtà 42 delle 46 persone, tre vengono salvate per chissà quale ragione, il 43 si finge morto e si salverà. E queste sono persone di cui avete visto le immagini prima, molte di queste. Grazie, grazie alla volontà di questo territorio di Verbania di non perdere la memoria, si costruisce il parco. Il parco che è uno dei posti dove credo sia. Eccolo qua, scusate. Uno dei posti più suggestivi, magari esteticamente meno bello delle isole Borromeo di Villa Taranto che stiamo per andare a vedere, ma è un luogo dove la memoria è coltivata ed è vissuta, è un luogo dove tutt'oggi si fanno concerti, manifestazioni, dove la gente di ogni età va. Questi sono segni dell'amicizia col popolo ebraico e questo è la quercia dedicata ad Aldo Agnasi, che alcuni di voi probabilmente ricorderanno, sindaco di Milano, e comunque che guidava alcune delle battaglie, dei battaglioni della zona. Tra di noi c'era anche Paietta, insomma, personaggi molto importanti. Ok, torniamo alla fine sulle diapositive e andiamo a visitare. Non lo vedo, scusate. Eccolo. Allora. Eccoci qua. Allora, i cantori di quel periodo, di quelle gesta, sono famosi, sono Nino Chiovini, Gino Vermicelli, che è stato un politico di altissimo livello, anche lui, Gianni Maierna e Giuliano Montaldo, il regista, probabilmente molti di voi lo ricordano, che ha fatto film su questo territorio. Dal fascismo agli anni 80 e oltre, significa che si ricostruisce, che il lago, la montagna e l'industrializzazione che in quegli anni c'era, saranno la leva della crescita. Ci sono la Rodio Toci, la Montegi, sono Montefibre che vanno in crisi negli anni 80, come le cartiere Tolmezzo prealpine. Ah, Vinaville perché? Qualcuno di voi lo sa intanto? Se qualcuno lo sa, prova a dirlo. No, Vinaville significa semplicemente vinile acetato di Villa d'Ossola. Villa d'Ossola è un piccolo paese vicino a Domodossola, nella provincia di Verbania. E questo prodotto è una delle leve economiche che ha costruito dei villaggi in questo territorio. Ovviamente la comunità in bilico tra montagna e lago. E con la crisi degli anni 80 e degli anni 2000 il turismo diventa prevalente rispetto al ruolo industriale, anche se negli anni 2000 si costituisce un polo, il Tecnoparco, dove vi sono aziende estremamente importanti nella ricerca per i microchip e insomma le nuove tecnologie. Ok, il lago lo vedete sotto, Verbania si affaccia sul lago, questo è il lago Maggiore,
nelle isole che vedete qui sotto sono le isole Borromée, sono l'isola Pescatori e l'isola Bella. Ovviamente il lago è fonte di reddito per Verbania. Fonte di reddito perché? Allora, tenete presente questo slogan che è anche il titolo di un libro, che è Pescatori, Persici e Principi. Perché ovviamente la pesca è fonte di sostentamento per tantissimi, tant'è che, l'ho detto anche prima, c'è un'isola che prende proprio il nome di Isola Pescatori. Il turismo, il turismo quando uno non pesca perché non è stagione qualcosa lo deve fare e quindi i batelotti, ossia la gente che ha le barche magari a motore, si inventa guida turistica e si riciclano. Il turismo ovviamente vuol dire Isole Borromee, gli alberghi di Stresa, per cui da Verbania queste persone iniziano a capire che ai clienti, negli anni stiamo parlando dell'inizio Novecento e ancora di più oggi e nel dopoguerra, negli anni 60, arrivano le persone altolocate che vanno magari al Regina Palace, al Borromeo, alla Storia e dicono: beh, vi accompagniamo, vi facciamo fare un giro. E la Castagnola, sulla Castagnola, che è questo promontorio, iniziano ad arrivare persone. Continuano, anzi, ad arrivare personaggi altolocati a costruire alberghi importanti. Questo induce l'indotto per la presenza di clientela nobile e benestante è un patrimonio a cui sicuramente il lago contribuisce tanto. E poi, ovviamente, si trasporta verso Stresa, Ravenna e la Svizzera, il lago è una via tutt'oggi, tant'è che molti arrivano a Verbania da Ravenna che quell'insieme di case che vedete dove ho il mouse adesso, dove c'è la parola riciclavano, quella è la provincia di Varese, quella è l'Aveno. E da lì si sale poi anche in montagna, insomma, e ovviamente la Svizzera, perché qui in fondo questa è Ascona, che è già Svizzera. La Buzza. La Buzza ritengo che sia un termine dialettale locale. La Buzza è. Beh, la vediamo. Eccola qua. Questa è la Buzza. Periodicamente i fiumi portano a valle, a seguito delle piogge, quantità di legna mostruose, che possono essere un problema. Qui vediamo un traghetto di quelli che vanno appunto all'Aveno, ormeggiato al porto di Inter, avvolto dalla legna. Questa legna al traghetto non interessa, però qualche problema in più per quelle barche che vedete nella seconda immagine sicuramente ci sono, ma soprattutto questa legna era fonte di reddito, quindi torniamo alla diapositiva precedente, perché anche tante famiglie di amici miei la raccoglievano questa legna, aspettavano come la manna queste giornate orribili di pioggia violenta, con il trasporto della legna, perché quella legna veniva presa, recuperata, catastata e diventava legna da ardere per tutto l'inverno. E ovviamente il lago però con le sue la Buzza arriva se il lago esonda. Queste sono immagini abbastanza recenti, del 2010 mi sembra. Questa che vedete nella foto in alto è Pallanza e questo è il campanile di San Leonardo e dietro la pianta qui c'è il comune. Lo spazio tra il lago e il comune, le case, è molto molto ampio. Ecco, vedete qui queste due che si vedono sono due panchine. E qui dove ci sono le piante, nella foto qui sotto c'è il bordo della strada e si va ancora oltre. Ed è stato ovviamente una cosa bella, ma purtroppo è una delle caratteristiche che rendono suggestiva, un po' come la quarta di Venezia, è molto bella. Se lo chiedete a un veneziano, però non è proprio contento, secondo me. Il lago è anche fonte di guai perché durante la guerra i battelli e le imbarcazioni erano obiettivi militari. E il battello Milano è un
è uno dei tre battelli che è stato attaccato anch'esso nel 45, anzi a fine guerra ormai, e sono stato bombardato e sono morte diverse decine di persone, ed era in un attacco sbagliato tra l'altro dai nostri alleati, pensavano fossero navi tedesche o fascisti, con su fascisti, e invece no, era gente comune. Le isole Borromée sono di proprietà della famiglia Borromea dal 1400 e sono una delle attrazioni maggiori di questo territorio. Questa è l'Isola Bella, che ha un parco estremamente vasto con piante molto ricercate, molte autoctone ma molte anche importate, e l'isola madre, vedete questa, l'ho notata oggi, non me ne ho neanche reso conto quando ho fatto le diapositive. L'isola madre ha questo nome perché in questa casa che vedete, in questa piccola abitazione di proprietà dei Borromei, i Borromei ancora vengono, ancora abitano. E in questa foto c'è una bandiera esposta. Questo vuol dire che da quelle finestre si poteva affacciare i nobili, ex nobili, perché dal dopoguerra non esistono più i titoli nobiliari in Italia, ma vedete, sono luoghi estremamente turistici, molto belli, dove le piante e la vegetazione e gli animali sono veramente molto molto ricercati. Ci si accede ovviamente solo con le barche. E questa è l'isola a cui io sono emotivamente, affettivamente più legato, ed è l'isola dei pescatori. E tutte queste case che adesso vedete sono sostanzialmente abitazioni, ma in realtà sono alberghi e case vacanze. E sono luoghi che con molta storia e molti racconti, ad esempio questi pescatori, torniamo al titolo che vi dicevo di ricordare, pescatori persici e principi, partivano e prendevano i Borromei e li, Borromeo, e li accompagnavano a fare quello che era il pescaturismo. Adesso è una cosa di moda, si fa anche di notte in alcune aree dell'Italia per sentirsi un po' come dei pescatori, dei novelli pescatori. Nella realtà è un qualcosa che dall'isola dei pescatori partivano già a inizio Novecento, ed è molto, molto caratteristica, e si mangia molto bene in diversi alberghi di questa, e ristoranti di queste isole. A Verbania sicuramente uno dei luoghi più rinomati è Villa Taranto. Villa Taranto è un luogo che è nato per grazie a un capitano scozzese nel 1931. Quest'uomo aveva anche lui qualche euro, qualche lira da parte, e ha detto: ma mi compro quella casetta che vedete là in fondo, in alto a destra, e poi siccome mi piacciono le piante, mi è capitato di girare un po' e vado, acquisto piante in giro per il mondo. Ed è un posto eccezionale perché ci sono piante provenienti da veramente tutte le parti del mondo che lui ha è riuscito a far adattare. È un posto, vedete nella foto di destra la fioritura dei tulipani, quindi maggio, giugno, questo è il periodo, aprile, maggio, mi dicono da dietro, ho sbagliato i mesi, è il periodo migliore per andarci, ma le altre immagini che vedete qui sono immagini scattate in altre stagioni, ed è veramente un luogo stupendo. Anche qui c'è la possibilità di stare dentro, mangiare, fare delle visite molto lunghe, nel senso che il parco è estremamente ampio e ci vuole direi qualche ora per girarlo in qualche modo, un po' non neanche troppo approfondito. Ok. Inter San Vittore e il lago sono altri luoghi molto caratteristici. Ecco perché non andare. Ecco qua, Intra. Intanto il nome Intra perché? Perché, come vedete, dove ho il mouse qui, questo è il fiume San Bernardino, di cui parlavamo prima, che dove c'era la sbiancatura delle stoffe sin dall'Ottocento, e questo è il San Giovanni.
per cui Intra sta in tra due fiumi. È uno dei due nuclei importanti di Verbania e questa è la sua parrocchiale, che è nel centro storico, la Basilica di San Vittore. Il lago, come vedete, rispetto a Verbania e a Intra, è da sempre importante. In questo caso era importante per il trasporto delle lastre di marmo che venivano prese da Candoglia, che è una delle cave del museo con cui è costruito il Duomo di Milano, il marmo di Candoglia. Venivano tagliate a braccia, caricate sulle barche, trasportate fino a Intra e da lì in Svizzera. Oppure le barche, le potete vedere in questo dipinto d'epoca, servivano per il trasporto e per la pesca. La pesca di quello che, ecco qua, è sicuramente uno dei principi del nostro lago ed è il pesce persico. Una particolarità che non vedrete mai probabilmente nelle guide turistiche, perché è un paesino arroccato appena sopra Suna, ed è il paesino di Cavandone. Questo è un ulivo centenario ed è sotto questa pianta ogni anno c'è un festival del teatro che raccoglie compagnie da tutta Italia, molto molto caratteristico. Questo a sinistra è la chiesa del Buon Rimedio, vedete, sono, malgrado sia 5 minuti da Suna, quindi a 10 da Pallanza e a 15 da Intra di macchina, è ancora molto caratteristico in alto, è veramente una piccola perla. Ovviamente Verbania è, tra le sue bellezze, annovera, come ho già detto più volte, il lago dove le gite in barca, i bagni, le gite in motoscafo, gli sport acquatici sono la fanno da padrona. Ed è, insomma, è un posto dove andare e fare una gita di una giornata partendo dalla Lombardia, insomma, se uno milanese ci arriva a Verbania ormai in meno di un'ora e mezza, anzi da Milano, da alcune zone di Milano ci ho messo un'ora e dieci, un'ora e un quarto, quindi veramente vicino, potremmo veramente pensare di andarci anche noi. Un'altra cosa che mi piaceva raccontarvi di questo posto, che come immagino sia, capirete, amo moltissimo, è l'impegno culturale. Questa è una delle ragioni per cui Verbania è quello che è, perché la cultura ha da sempre nutrito una parte importante assieme alla partecipazione. Esiste un teatro, il Maggiore, che è anche prima della pandemia, e aveva stagioni teatrali, più di una stagione teatrale in contemporanea, perché dei due teatri che c'erano prima ne ha prese l'eredità. Un festival di letteratura che si chiama Letteraltura, perché gli spettacoli e le presentazioni di libri vengono fatte anche nei paesi in collina, e parla di montagna ma non solo, e arrivano anche qui giornalisti di fama ben più che nazionale. Il festival del paese dei narratori, dove c'è questo teatro raccontato dalle compagnie, il teatro di parola a Cavandone all'aperto, ovviamente molto carino. Cinema, due editori, cioè due case editrici di libri, giornali, televisione, testate online, insomma. E per concludere, sperando di avervi stuzzicato un po', c'è qualcosa che di personale, ma forse un minimo anche di buffo. Questa è la casa dove sono nata. Queste due immagini sono semplicemente per dire che prima del Morandi, ahimè, i ponti cadevano già. L'immagine di sinistra è l'immagine del ponte sul San Bernardino, che è questo, il rifacimento. Questa era la casa dove pochi anni dopo la caduta di questo ponte, nel 61, io sono nato e ho vissuto, e questo è il ponte rifatto. E mentre questa è la casa dei miei genitori, ci tenevo, scusate, forse un po' lacrimosa la cosa, farvela vedere. Bene, niente, io spero vi sia piaciuto, mi piacerebbe andarci fisicamente, era solo un tentativo di portare le persone
in un luogo che amo e spero che di potervi accompagnare davvero a breve insomma, appena la pandemia ce l'ho. No, scusate tanto. Ok, cosa vedete adesso? La griglia. La griglia, ma come la... Oh, aspettate. Ecco qua, scusate. Ma... Ah, carino. Mi piaceva l'idea di portare un po' a teatro. Ecco, tutto qua. Sono dei giochi che... Niente, vediamo se riesco a tornare alle altre modalità normali. Però. Carino. Niente. Vediamo opzioni di riunione. Ok, così dovrebbe essere quella normale a griglia, giusto? Sì. Ah, sì. Bene, niente, spero vi sia piaciuto di non essere stato eccessivamente noioso e di avervi appunto stuzzicati. Se avete qualche domanda, ovviamente questa era semplicemente una infarinatura generale su un territorio. Che a me è la tornatale, ovviamente io ho lì parenti e tutto, periodicamente ci vado. Ah, invece scusatemi, ma vedo che Paolina ci ha portato, credo, al mare. Dov'è che sei? Vabbè, niente, era un pochettino un modo per dire che come Banca del Tempo Val Madera, questo è il primo tentativo di fare un'iniziativa. Noi tutti gli anni facevamo almeno una o due gite fino a qualche anno fa. Ahimè, non è possibile farlo, però noi ci speriamo ancora. E quindi niente, questa è la prima e se vi è piaciuta fatemelo sapere. E poi magari io vivo, ho la fortuna di vivere a Val Madrera, che magari qualche valmadrerese dirà che non è vero, ma perché noi siamo tutti un po'... A me piace molto, insomma. Io ci sono arrivato circa... Quanti anni fa? 20 anni? 25 anni fa. Abitarci 25. 25 anni fa. E mi sono trovato subito benissimo. Secondo me, quando vi farò vedere le diapositive di Madera, sarete stupiti intanto dalla ricchezza delle cose belle che ci sono. Penso al Fate Bene Fratelli o a San Martino, a San Tommaso. Però, insomma, per oggi siamo a Verbania, quindi niente. Io avrei finito. Ascolta Flavio, scusa, sono Rita, volevo chiederti, ma non dovevi dire qualcosa di lirico o me lo sono persa io? Brava, hai ragione, che la condivisione purtroppo era, Però a voce, ecco, se per ci capire che fosse intendi. stato, se ci fosse stato qualcuno che mi dava una mano con le condivisioni, io ho un amico del CSV che mi aiuta spesso, però non è possibile. No, ciò che volevo dire di lirica è che è stato... un luogo dove numerose cantanti liriche, ma anche hai visto, c'era nelle immagini Busoni, che è un pianista, ma insomma Compositore. è un compositore, ha scritto anche lui opere, insomma è un qualcosa, perché quando t'ho vista, insomma, mi è sembrato carino. Grazie. Sarebbe piaciuto far vedere o sentire qualcosa, ma purtroppo, oltre al tempo, perché gli eventi online, oltre un certo numero di minuti, diventano qualcosa di insopportabile. E ve lo dice uno che li fa con una buona frequenza, che lo sta tenendo, quindi adesso si muta per non uccidervi. Ma però era, insomma, appunto impossibile per la questione condivisione. Ok, allora grazie, buona serata a tutti. Grazie, è stato molto bello. Grazie Flavio. Grazie Flavio. Niente, allora io posso chiedere Aspettiamo un la gesto, gita so se vera. qualcuno l'ha fatto, mi piacerebbe fare una foto, vediamo se ci riusciamo, non vi muovete, non vi scollegate tutti adesso. Ecco qua, perché... Vediamo, ho il telefono nuovo, spero di riuscire a fare. Sì, vediamo, niente. Ciao Elda, niente, grazie. E se appunto se c'è qualche domanda, se no ci vediamo. Adesso qual è il prossimo appuntamento? Chiedo a Cinzia Colusso se si ricorda. A Mi sembra che ci Venezia. sia la lirica, no?
Ma a Venezia prima, il 17. Prima Venezia, la lirica no. Non è ancora arrivata? La... No, non è ancora arrivata. Allora c'è il 17, ma ci sarà forse anche una cosa al 16. Comunque il 17 ci sono i segreti di Venezia con Giovanna Dalla Costa. E poi il 24 ci sarà la lirica. Perfetto, su cosa sarà che non ho visto? Su Aida, ovviamente. Sono i 150 anni della prima rappresentazione. Penso che quest'anno sentiremo solo quello in tutte le salse, probabilmente. Beh, abbiamo ascoltato solo Tosca l'anno scorso e quest'anno... Certo, un'opera all'anno non di più, perché sennò si confondono le idee. Va bene, ciao a tutti, allora, grazie, buonasera. Grazie, niente. Ciao, grazie. Ciao. 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 Grazie, ciao. Grazie, Flavio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie.